Ciao, qui Alessio Collalti, osteopata di yoga e fisioterapista e ti do il benvenuto all'interno di questo video. Oggi andremo a dare un'altra risposta a una vostra domanda, una domanda di Giorgio, il quale mi chiede cosa penso del metodo Barral e andremo a vedere qual è il mio punto di vista riguardo questo approccio, soprattutto in ambito viscerale. Ma prima di iniziare, come sempre, ti invito a iscriverti al canale in modo da rimanere aggiornato sulle uscite di nuovo contenuto e nuovi video, di lasciare un like al termine di questo video se ti sarà piaciuto e soprattutto di lasciare un commento in modo che potrò andare a dare una risposta specifica alle vostre domande come sto facendo adesso. Allora, il metodo Barral, sicuramente il metodo Barral è un metodo estremamente noto, conosciuto, insegnato da moltissime scuole di osteopatia, ma se devo darti il mio punto di vista, io non vengo da quel tipo di formazione. Ho effettuato nel mio percorso di osteopatia un metodo completamente diverso, sicuramente più affine anche alle mie corde. Conosco il metodo Barral, ho molti colleghi anche all'interno del mio studio, o anche all'interno dei corsi di formazione, ho dei miei collaboratori che mi assistono durante le lezioni che vengono da questo tipo di metodica. Quindi sicuramente è un metodo assolutamente estremamente valido, non potrei neanche mettermi a commentare in maniera diversa un approccio talmente noto e importante come appunto quello di Barral. Posso darti appunto il mio punto di vista dicendoti che per quanto riguarda il mio pensiero, il metodo Barral è un metodo estremamente valido, a patto che però tu abbia già una buona preparazione, un buon ascolto, una buona manualità, in quanto essendo una di quelle tecniche di ascolto, in particolare Giorgio mi chiedeva l'ascolto con la mano sopra il cranio con il paziente in piedi. Diciamo che essendo una tecnica di ascolto, se sei soprattutto all'inizio della tua professione, se non hai una grande esperienza a riguardo, hai secondo me un rischio che è quello di mettere in dubbio ogni volta quello che tu stai ascoltando, quello che stai testando. Quindi nel momento in cui vai a sentire questo ascolto fasciale per sentire dove la tua mano è attratta, dove si risiede la disfunzione viscerale, nella disfunzione, diciamo, osteopatica, essendo una tecnica di ascolto, potrebbe rimanere questa incertezza nel dire ok, sto sentendo bene, non sto sentendo bene, boh, avrò sentito o meno la disfunzione, e quindi rimane estremamente più soggettiva e più soggetta al rischio di piccole incomprensioni, e che andrebbero poi però in maniera estremamente grave ad alterare tutto quello che è il piano terapeutico e la tua seduta al tempo stesso, perché se ascolti un determinato tipo di disfunzione ma non sei sicuro, sicuramente la tua intenzione, ricordati il concetto di intenzione estremamente importante nel nostro lavoro, non è così performante, non è così efficace, e il rischio appunto di fare una seduta non valida poi dopo è estremamente alto, e questo comporterebbe anche l'idea di credere che il metodo non funziona, oppure che l'osteopatia in generale non dia dei risultati, e tutte quelle storie che a volte sentiamo dai nostri pazienti che ci dicono: "Ma io sono stato da un collega, l'osteopata si è messo lì la mano, ma non faceva niente", tra virgolette. Questo ovviamente è il parere del paziente e vale quel che vale. Però togliendo questo argomento, quello che io ho effettuato come percorso, che come ti ho detto è sicuramente più nelle mie corde, ma che insegniamo anche all'interno dei miei corsi, è un metodo completamente diverso. Questo perché? Perché noi andiamo a fare un ascolto viscerale, sempre molto più meccanico, quindi anche quando andiamo a fare i nostri test organo per organo, andiamo a testare la meccanica dell'organo in relazione anche rispetto ai visceri adiacenti. Quindi andiamo a fare dei test legamentosi, andiamo a fare dei test sulla mobilità stessa dell'organo. Essendo dei test meccanici, sicuramente tessutali, quindi comunque anche il concetto di spazio-tempo, sicuramente tolgono in maniera importante tutti quei dubbi relativi alla soggettività del sto sentendo o non sto sentendo. Un test meccanico ti permette di mettere le tue mani sulla struttura, effettuare i tuoi test e essere certo al 100% se quella struttura che stai testando presenta un determinato tipo di disfunzione o meno. Quindi il metodo Barral rimane un metodo, secondo me, sicuramente e
estremamente potente, estremamente valido, estremamente efficace, ma al tempo stesso dobbiamo fare una distinzione di chi su chi applica questo metodo. È chiaro, la pratica del metodo Barral sicuramente poi ti porta ad avere o ad affinare le tue mani, la tua percezione, il tuo ascolto e quindi la tua tecnica, ma è vero pure che se sei uno studente all'inizio ti stai approcciando per la prima volta a questo metodo, il rischio di non essere performante all'inizio è estremamente alto.